Facciamo mais, soia, frumento, barbabietola da zucchero, orzo e parte delle colture vengono indirizzate a un impianto di biogas che c'è qui vicino. Sono circa 250 ettari, di cui in parte in affitto, e abbiamo suoli di matrice medio impasto limosa con veline di sabbia di origine dunare. Rotazione di base, una rotazione quadriennale basata su frumento, bietola, soia e mais. Per quanto riguarda il soil, cosa state facendo? Io ancora 9 anni fa avevo impostato una prova di confronto tra semina convenzionale e semina su sodo, quindi ho preso un reparto drenato di 12 ettari, l'ho diviso in 12 parcelle di un ettaro e ne ho 6 su sodo e 6 su convenzionale. Abbiamo una rotazione triennale, quindi abbiamo una ripetizione. Ci sono progetti su cui voi operate qui in azienda? Ci sono vari sviluppi che stiamo seguendo, tra cui la semina su sodo, che abbiamo iniziato ormai 10 anni fa circa, e con successo però un po' alterni, per cui la stiamo ancora studiando. Quali sono le problematiche della semina su sodo? Ci sono meno strumenti da utilizzare, quindi quelli che si hanno bisogna utilizzarli meglio. Bisogna preservare la struttura del suolo, cosa non facile in terreni limosi, perché tendono a compattarsi più dei terreni sabbiosi o argillosi. E poi abbiamo problemi di gestione delle flore infestanti e delle limacce. Possiamo descrivere un po' queste macchine per la semina su sodo? Sì, sono macchine che devono riuscire a tagliare il residuo vegetale e a mettere nel terreno a una certa profondità il seme. Quindi hanno un disco anteriore che taglia e il residuo e apre un pochino il terreno, poi 2 dischi che seguono, che aprono il vero e proprio solco di semina. All'interno dei 2 dischi c'è un tubo di calata del seme e del concime, dietro c'è un ruotino che schiaccia il seme a contatto col terreno e poi ci sono 2 ruote che chiudono il solco. Nel caso della seminatrice cereale autunno vernino, le 2 ruote sono di gomma perché in genere in autunno il terreno è umido e quindi è facile da chiudere. Invece nelle seminatrici da mais e da soia abbiamo visto dopo i primi anni che le ruote di gomma non riuscivano a rompere e a chiudere il solco e per cui abbiamo poi aggiunto degli inserti con delle punte di metallo che hanno la doppia funzione di spaccare i bordi del solco di semina e contemporaneamente di chiudere il solco stesso con del terreno che sia più friabile e quindi con la risalita capillare interrotta in modo da non essiccare il fondo del solco di semina. Che macchine hai acquistato? Ma 2 seminatrici, una per cereale autunno vernini e una per mais e soia. Quella da cereale autunno vernini ha una larghezza di lavoro di 5,80 m, è pieghevole perché per strada qui da noi non si può andare con simili larghezze e localizza il concime nella fila nel solco di semina. Quella invece da mais e da soia ha 12 file, ha una larghezza di lavoro di 5,40 m e ha una doppia localizzazione di concime, quello fosfatico nella fila insieme col seme e quello azotato invece in banda a lato, sempre interrato. Queste macchine sono state acquistate con suoi fondi oppure anche attraverso i programmi Super Rurale? Ho fatto domanda all'epoca per un contributo del programma di sviluppo rurale e mi è stata finanziato l'acquisto con un contributo del 40% a fondo perduto. Punti di forza e punti di debolezza dell'agricoltura conservativa? I punti di forza sarebbero quelli di ridurre le lavorazioni, quindi di ridurre il consumo di combustibili e di ridurre anche l'ossigenazione del terreno che comporta un rilascio di CO2 in atmosfera. I punti di debolezza è che è una tecnica che non è ancora perfettamente messa a punto qui da noi. C'è un futuro per l'agricoltura conservativa? È una tecnica che è andata migliorando e risolvendo molti problemi che aveva incontrato, quindi i margini di miglioramento ancora ci sono, bisogna però studiare e sperimentare.